Hai finalmente trovato il tuo sogno, ti sei impegnato per realizzarlo, hai usato tutto ciò che conoscevi, quindi la legge dell'attrazione, gli obiettivi SMART, la PNL, visualizzazioni, tecniche energetiche, tutto il tuo impegno, tutto il tuo entusiasmo e il tuo tempo, ma hai ottenuto magari risultati zero e magari mille difficoltà, fatica e demotivazione. Cosa fare e cosa devi sapere per ovviare tutto questo e realizzare la vita dei tuoi sogni appagante e piena di significato? Se non mi conosci, sono Patrizia Setteducati, ho già aiutato centinaia di persone che sanno di poter essere di più, ma sono insoddisfatte e bloccate in una vita che sentono non appartenergli, a seguire il percorso della propria anima per vivere la vita appagante e piena di significato che desiderano. Quando le cose non vanno come pensi che dovrebbero andare, pensi che la vita sia crudele, che ce l'abbia con te, che ti stia mettendo proprio i bastoni tra le ruote. Ma non è la vita che ti mette i bastoni tra le ruote, ma sei tu che metti i bastoni tra le ruote alla vita, quando la vita cerca di portarti verso ciò che è meglio per te. Magari tu stai cercando di raggiungere tutta una serie di obiettivi, di cose che ti sei proposto nella vita. Magari vuoi una famiglia, magari vuoi un lavoro migliore, magari vuoi tutta una serie di cose che pensi che ti portino a sentirti più felice, più realizzato. Magari senti che ti manca qualcosa nella tua esistenza. E allora cosa fai? Ok, cerchiamo di migliorare. Cos'è che non mi fa sentire soddisfatto? Magari il lavoro, potrei trovare un altro lavoro, migliorare la mia posizione, avere una promozione. Magari potrei trovare un compagno, una compagna, o mettere su famiglia, cambiare casa, magari cambiare città. Ma la vita sembra metterti i bastoni tra le ruote. Ma come ti ho già detto, non è lei che lo fa, ma sei tu che metti i bastoni tra le ruote alla vita. E la vita sembra rovinare i tuoi piani. Tu pensi di sapere cosa è bene per te, ma in realtà tu sai solo ciò che conosci. La vita vede oltre, sa molto di più rispetto a te in merito alle strade che ti possono portare esattamente lì dove tu vuoi essere. E tu che cosa vuoi? Vuoi essere felice, sentirti realizzato? Magari vuoi sentire che la tua vita ha un grande significato. Tutto questo tu pensi di poterlo raggiungere in un certo modo. Ma in realtà la via non la conosci, perché tu conosci, come ti dicevo, solo ciò che conosci, ma la vita ha di fronte a sé infinite possibilità e sa qual è la strada migliore per te perché tu possa andare lì dove vuoi trovarti, ossia provare quelle emozioni che senti così importanti per te. Le tue emozioni sono correlate ad una specie di termometro, ossia quando tu ti senti soddisfatto e felice veramente e autenticamente, allora la vita ti sta dicendo che stai facendo la cosa giusta per te. Quando in realtà senti una sorta di vuoto, senti che c'è qualcosa che non va, senti che ti manca qualcosa, è perché magari non sei esattamente lì dove sarebbe il caso di essere in questo momento. La vita ti sta facendo sentire delle emozioni che ti stanno proprio dicendo quello, ti stanno dicendo guarda che non sei sulla strada giusta, guarda che non stai facendo le cose giuste per te. Quindi la vita ti fa sentire che quello non è il punto in cui è giusto per te trovarti. Quindi la vita cerca di mostrarti una strada diversa, cerca di farti vedere altre cose, sabotando a volte i tuoi piani, ma cosa fai tu? Ti aggrappi a ciò che hai pensato fosse giusto per te. Quando la vita in qualche modo ti ostacola, cosa sta facendo? Magari sta cercando di farti diventare la persona che puoi essere, la persona migliore che puoi essere, proprio perché tu possa essere in grado di fare le cose che è bene per te fare in questa esistenza. Quindi ti fa diventare quella persona che può realizzare i progetti più meravigliosi che tu puoi realizzare in questa esistenza. Questa è una cosa che insegno sempre ai miei allievi, perché la cosa veramente importante è aiutare la vita ad aiutarti, perché la vita vuole sempre il tuo bene supremo, sa sempre cosa è meglio per te, mentre tu a volte ti aggrappi a qualcosa che non ti porterà lì dove è importante che tu ti trovi. L'essere umano che cosa tende a fare? Tende ad aggrapparsi a ciò che è comodo, a ciò che conosce, a ciò che qualcuno ha realizzato prima di lui, e allora pensa che possa essere una buona soluzione. Sì, beh, dai, tra la situazione in cui mi trovo e la situazione in cui magari si trova quella persona, quella è migliore della mia. Ok, voglio andare lì. Ma
Non è detto che quella sia la tua direzione, anche perché noi non siamo fotocopie gli uni degli altri, ciascuno di noi è diverso e proprio per questo ha un cammino differente. Ciascuno di noi è unico e non siamo fotocopie gli uni degli altri, proprio per questo motivo anche i percorsi sono differenti. Non pensare di trovare la soluzione a tutti i tuoi mali, perché tutte queste che ti ho elencato sono delle false soluzioni, sono delle soluzioni che l'ego cerca di trovare per togliersi il problema e flaggare risolto, ma non funziona così. La vita è un continuo divenire, è in continuo mutamento, quindi non cercare false soluzioni veloci per toglierti da quella situazione. Noi siamo esseri umani in continua trasformazione. Cerca ciò che è meglio per te, ascoltando la vita che ti porta in quella direzione. È normale che tu cerchi queste false soluzioni perché è quello che ti viene insegnato. Tieni conto che l'essere umano è un essere molto condizionato. La scuola, la famiglia, la società, tutto quello che accade attorno a te, la pubblicità, i media, ti fanno pensare di dover tendere in una certa direzione. Ma questi condizionamenti non sono dei buoni suggeritori, sono delle soluzioni che arrivano dall'esterno. Le soluzioni che arrivano dall'esterno non vanno mai bene, perché ti allontanano da te, mentre sai bene che la soluzione deve essere correlata a chi sei veramente. Come può essere qualcosa di scollegato da te che arriva da fuori? Quindi la vita, quello che sta cercando di fare è di metterti in connessione con te stesso, perché tu possa trovare il modo e la via migliore per sentirti realizzato e felice. Quando la felicità è connessa a quello che tu sei, beh, come possono le due cose essere distaccate e disconnesse? Quindi ricordati che la vita ti cerca di aiutare continuamente. Mentre invece che cosa fa l'essere umano? Pensa, sono da solo o da sola? Sono un po' in sovrappeso. Soluzione. Se dimagrisco, troverò l'uomo, la donna della mia vita e quindi non sarò più da solo. Siamo sicuri? Oppure un'altra cosa, non ho successo. Non ho successo, magari mi dovevo impegnare di più. Soluzione, mi impegno di più, avrò successo. Ma sei proprio sicuro? Sono tutti ragionamenti che possono sembrare logici, ma la vita va oltre. La vita e le tue parti spirituali, la tua anima ti vogliono portare lì dove è bene che tu ti trovi. Quindi magari la vita ti sta dicendo: non hai successo in questa direzione perché quella non è la tua direzione. Questa cosa te la dico perché, guarda, oltre ad essere successa a tanti miei allievi, è successa proprio anche a me quando lavoravo nella moda, quando mi sono resa conto di essere in una piena crisi esistenziale, nonostante il mio lavoro andasse bene, anzi, ho lavorato addirittura per aziende come Givenchy, ho lavorato in varie parti del mondo. A un certo punto sono entrata in crisi esistenziale e anche se io mi davo da fare veramente tanto ed ero molto, molto capace, anche perché alcune aziende addirittura come Givenchy mi dicevano: io dove ti metto? Tu riesci a fare qualsiasi cosa, dall'alta moda al prêt-à-porter, sai disegnare, sai cucire, sai fare di tutto, eccetera, eccetera. Ma il problema non era lì. Razionalmente io ero super preparata, super brava, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto, quando ho cominciato a sentire, e lì era la vita e l'anima che mi dicevano delle cose contemporaneamente, che qualcosa non andava, che quel lavoro lì mi faceva sentire un vuoto interiore e io mi sono resa conto, ma io non sono mai stata una persona così frivola. Io già da bambina leggevo libri che probabilmente molte persone non hanno letto in tutta la loro vita. Non perché io fossi migliore o peggiore, non è questo il discorso, era proprio la mia tendenza animica. Che cosa ha fatto la vita? Mi ha dato una serie di schiaffi uno dietro l'altro per confermare quello che in realtà sentivo. Ti racconto questo: mi trovavo al Pitti di Firenze, ho incontrato il proprietario di un'azienda molto famosa. Lui ha cominciato a guardare il mio book 6 volte. Diceva: è bellissimo, non ho mai visto una cosa del genere. Bla bla bla. Guardava, guardava, guardava e lo risfogliava e lo richiudeva e mi diceva: devi venire assolutamente a Madrid. Ok, io vengo, non c'è problema. Arrivata a Madrid, dove praticamente dovevamo solo firmare un contratto, cosa è successo? Io ho portato tutto il mio lavoro preparato, molto professionale, anche perché a me piace fare le cose belle, bene, in un certo modo. Arrivo lì e mi trovo di fronte all'ufficio stile. L'ufficio stile
non aveva lavorato come avevo lavorato lì, avevano abbozzato due cose e avevano preparato delle tendenze molto molto semplici. È una cosa abbastanza normale perché quando sei un interno, tutta una serie di passaggi di presentazione li salti anche. Io avevo preparato un lavoro molto professionale, molto molto ben fatto, molto wow da vedere. E cosa è successo? Che questa cosa non è piaciuta alla responsabile dell'ufficio stile, quindi mi ha sabotato, ha passato una mezza giornata a convincere il proprietario dell'azienda a non lavorare con me. E quindi quella cosa lì che era già fatta è andata a buca, e come questa te ne potrei raccontare tante altre. Ma cosa stava dicendo la vita lì? Mi stava mettendo i bastoni tra le ruote? Io ti assicuro che sul momento, oltre ad aver sofferto parecchio perché di situazioni così che ti sembrano delle ingiustizie incredibili, me ne sono capitate veramente tante. Ma io ringrazio la vita per avermi dato queste legnate, perché altrimenti adesso non sarei qui. E la vita mi ha portato attraverso queste esperienze e altre che non ti riesco a raccontare tutte in questo video, a intraprendere il cammino della mia esistenza. Capisci che dono immenso mi ha fatto? E come lo ha fatto con me, lo ha fatto con tanti dei miei allievi. Ricordati che la vita non ti sta mettendo i bastoni tra le ruote, ma a volte sei tu che lo fai con lei quando lei cerca solo di aiutarti e di benedirti con le stesse benedizioni che ho ricevuto io e che hanno ricevuto tante persone. È importante imparare ad ascoltare la vita. Come farlo? Intanto bisogna essere in uno stato neutrale, dove tu sei tranquillo e in pace con tutte le informazioni che la vita sta cercando di portarti. Devi essere in uno stato di fede e per essere in questi due stati, neutralità e fede, devi aver lasciato andare tutta una serie di condizionamenti, di paure, di attaccamenti, di tentativi di controllo sulla tua vita e anche un pochino l'arroganza che è connessa alla paura di sapere cosa è giusto per te. Perché nel momento in cui tu lavori con questa e non con il cuore, non sai bene che cosa è giusto per te. In questo modo tu riesci ad ascoltare meglio la vita. Ovviamente questo non è un invito alla passività, se mi conosci bene, sai bene che non ti dico mai stai lì, medita e le cose cadranno dal cielo. Ti invito più che altro ad osservare l'esistenza, ogni mossa che fai, l'esistenza ti risponde in qualche modo. È come quando tu ti relazioni con qualcuno, quando ti relazioni con qualcuno, la persona ha una risposta. Anche se non ti risponde, in qualche modo ti sta rispondendo. Quindi tu impara a guardare le reazioni della vita quando ti muovi in un certo modo, quando senti in un certo modo, quando parli in un certo modo e soprattutto anche in base a quelli che sono i tuoi retropensieri, che è una delle cose che va pulita e armonizzata. Quando la vita dovesse far accadere qualcosa che ti sembra un controsenso rispetto alle cose che ti aveva detto prima, non è detto che ti stia dicendo no, non è più questo il cammino, perché molte persone interpretano i segnali di difficoltà come no, non dovevo farlo, no, non devo andare in quella direzione. Non è detto che sia così. Magari hai bisogno di crescere attraverso quell'ostacolo, oppure magari non è il momento giusto per fare quel passo. O ancora, magari tu pensi di dover fare quel passo, magari c'è un passo migliore per te, c'è una via differente. Ricordati che la vita ti suggerisce sempre la strada migliore. Questa è proprio una delle cose che i miei allievi del percorso intensivo avanzato Vita Straordinaria sanno molto bene perché continuamente gli ripeto questa cosa e gli aiuto proprio a lasciare andare tutti quelli che sono i condizionamenti e le paure, perché comunque arrivare ad affidarsi alla vita è un percorso, non è una cosa che fai così in un click. Quando la vita ha un piano per te, è sempre un piano verso il tuo bene supremo. E i piani che ha la vita sono molto più belli di quelli che tu riesci a immaginare. Come è accaduto ad esempio a Mael, lui si occupava della sua attività, è un commercialista, ha il suo studio ed è un'attività di famiglia, ma non era il suo sogno, si sentiva schiacciato, limitato. Lui ha iniziato a trasformare la sua vita e a intraprendere il cammino che la sua anima cercava di indicargli. E lui pensava di dover fare un certo tipo di trattamento energetico alle altre persone. Ma la vita è stata ancora più generosa perché gli ha portato il suo metodo
che lui ha ricevuto in canalizzazione durante il nostro lavoro e lui adesso sta organizzando dei corsi, lavora solo più part-time e aveva paura che le persone intorno a lui, la sua famiglia, lo rifiutassero per questo, ma questo non è accaduto. E quindi la vita lo sta aiutando a fare questi passaggi in un modo insperato. Quindi se anche tu vuoi smettere di mettere i bastoni tra le ruote alla vita, quando la vita sai bene che sta cercando di aiutarti e ti porta verso ciò che è meglio per te, e se anche tu vuoi una vita colma di significato che ti fa sentire felice e appagato, sappi che si sono riaperte le iscrizioni al percorso intensivo avanzato Vita Straordinaria. È un percorso di 9 mesi dove aiuto le persone che hanno paura di sprecare la propria vita, di non realizzarsi, di vivere una vita priva di significato, seguire il cammino della propria anima in modo che possano vivere la vita che hanno sempre sognato. E per te, se indipendentemente da quelli che sono i risultati che hai raggiunto, nella tua vita, magari hai una famiglia, magari un lavoro, magari senti che hai fatto un sacco di cose, ma in realtà senti che qualcosa non va perché senti di essere di più e anche se quella vita sembra apparentemente perfetta, ti senti un po' incastrato. Ed è diverso perché ti porta ad alzarti al mattino sentendoti vivo e pieno di entusiasmo, perché sai che anche quel giorno farai qualcosa per rendere la tua vita ancora più colma di significato, per dare significato alla tua vita, perché ogni giorno scegli ciò che è meglio per te perché è la tua anima a guidarti. Quindi, se sei stufo di una vita che senti ordinaria e vuota, hai bisogno di 3 cose. La prima è liberarti da tutti quei condizionamenti di cui ti ho parlato anche prima, di sentire che tu vai bene così come sei, ad amarti per quello che sei. La vita dei tuoi sogni la fai quando fai le scelte giuste per te. E per farle devi liberarti da quei blocchi, da quei condizionamenti, da tutti quei devo, di tutti quei non posso che ti sono stati inculcati dall'esterno, che ti fanno sentire in colpa nel momento in cui vivi la vita dei tuoi sogni, nel momento in cui senti che non riesci a vivere come tutti gli altri. E questo, se non ci lavori, ti può anche far sentire sbagliato. Non è così. Tu hai bisogno di liberarti da quei condizionamenti perché tu meriti di vivere la vita dei tuoi sogni. E la seconda cosa che è importante è proprio innalzare il livello dei sogni, perché molte persone hanno smesso di sognare, non sono più capaci a sognare e riescono solo ad adattarsi al meno peggio che incontrano e che conoscono. Ma per fare questo passaggio hai bisogno di ricominciare a sognare, di sbloccare la tua visione in modo che tu possa riempire la tua vita di significato seguendo veramente ciò che è bene per te. E questo è qualcosa che tu fai requisendo la capacità di sognare e di realizzare quei sogni, non solo di fare una lista inutile. In questo cammino hai la possibilità anche di scoprire alcuni dei tuoi talenti che magari non si sono mai risvegliati o che magari hai dimenticato di avere. La terza cosa è conquistare la capacità di fare accadere le cose. A questo punto avrai ripulito tantissimi blocchi, paure, ferite e tutto ciò che ti impediva di camminare in quel cammino che la tua anima ti stava indicando e ti sarai riconnesso all'universo e alla tua essenza divina e ti sentirai guidato nelle tue scelte, in modo che tu sia sicuro di fare la cosa giusta. E questo ti dà una grande libertà e ti fa sentire nel flusso della vita. Ti fa sentire che stai facendo la cosa giusta per te e che stai realizzando il motivo per cui hai scelto di essere qui. Questo è il tipo di risultati che ti interessa ottenere? Se è così e sei motivato e pronto a fare ciò che è necessario, prenota la tua chiamata di selezione a info@divineconnection.one. E se vediamo che il percorso è adatto a te e tu sei pronto a intraprendere questo cammino, ti spiegheremo come fare. Ciao, buona giornata e al prossimo video!